Amici telespettatori di Live Today di Abruzzo e Molise, eccoci per un altro approfondimento, un altro tema per questa puntata. Parliamo di un argomento importante che riguarda un po' tutta l'Italia, non solo la nostra regione o l'Abruzzo. Parliamo del Congresso Nazionale dei Geologi che ha un imprimatur molisano perché abbiamo il segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi. Domenico Angelone Molisano di Sernia che sta organizzando, eccolo, ospite in trasmissione, andiamo ad sì. anticipare i nostri ospiti, buonasera a lei. E, eh, e parleremo dei sei punti chiave di cui si parlerà, si affronteranno argomenti importantissimi per il pianeta dal 23 al 25 maggio a Palermo. Quindi questa di questa sera è un'anticipazione, ma non solo. Parleremo anche dei nostri problemi, quelli di Casa Nostra, quelli del Molise, quelli di un comune in particolare, Civita Campomarano, sappiamo che c'è una grande frana e sappiamo anche che si sta tentando di risolvere i problemi anche di questo paese e non solo. Sappiamo che la nostra regione è a grave dissesto idrogeologico, abbiamo oltre 30.000 frane. Fortunatamente non sono tutti attivi, ma sono recensite solo nella regione morise. E andiamo a presentarvi anche il nostro eh, sindaco di Civita Campomarano, Paolo Manuele, e anche disaster manager, quindi ne ha ben donde per gli argomenti Buonasera. che trattiamo questa sera. Intanto eh, al dottor Angelone iniziamo ad entrare immediatamente nell'argomento, parlando del congresso nazionale dei geologi che si terrà a maggio, nel prossimo mese di maggio. Di cosa si tratta? Come nasce l'iniziativa di un congresso nazionale dei geologi che ha sede in Roma, eh, quindi a Piazza Cavour c'è cioè la sede del Consiglio nazionale e anche della Fondazione Centro Studi del CNG, ma lei Molisano ha stimolato anche questo congresso. Di cosa eh, si tratta e perché la scelta di Palermo come eh, sede strategica di un congresso nazionale? Intanto grazie per l'invito e grazie per aver scelto questo argomento da, da approfondire in questa, in questa trasmissione, in questa serata. Il congresso dei geologi nasce da una, da una necessità e da una grande volontà di portare sul tavolo della discussione che si spera avvenga principalmente con interlocutori politici. Gli argomenti che sono di casa nostra ma che riguardano un po' tutto il pianeta, per cui questi sei punti chiave, questi sei tavoli di approfondimento riguardano problemi che questa sera andremo a vedere nello specifico problemi come l'energia, l'ambiente, i rischi Vabbè, poi ne e, e quant'altro. La po'... scelta della sede di Palermo. La scelta della sede di Palermo, eh, veramente eravamo indecisi tra una sede istituzionale centrale, la sede di Roma, eh, o magari una sede meno, meno centrale, però sicuramente una città importante, una, una città che oggi rappresenta una regione che è sotto i riflettori anche per le grandi opere che si andranno a costruire nel prossimo futuro, quindi Ponte sullo Stretto, ma non è, non è il Ponte sullo Stretto che ha mosso eh, queste scelte, ma è stata una terra che comunque aveva anch'essa la necessità di una eh, grande attenzione, oggi si parla di Sicilia soprattutto per un grande problema che è la siccità e parlarne ad aprile. Di siccità eh, diciamo è un presagio non, non molto eh, diciamo così, eh, bello per la prossima stagione. Quindi parliamo di franosità, parliamo di, di siccità, parliamo di, di sismicità. E anche Insomma, perché forse quindi... ci sono duemila iscritti. Ma, Siciliani, perché no, diciamo, noi, il noi, diciamo che. Il numero di geologi sta in Sicilia, sicuramente. In Sicilia. Ci anche questo è una rilevanza. Ci certo. sono tanti geologi in Sicilia, ma ci sono anche tanti geologi che lavorano su tutto il territorio italiano. Quindi noi, diciamo che la geologia non ha confini regionali, per la metà non ha nemmeno confini nazionali. Per questo motivo, abbiamo pensato di eh, aprire il. Diciamo, il primo appuntamento di preparazione al congresso nazionale proprio a Bruxelles per dare un segnale eh, sia di transnazionalità della nostra professione, del nostro ruolo, del nostro impegno, ma anche dei problemi che sono sul tavolo, perché ovviamente, effetti, come dicevo, sono problemi di carattere planetario. Quindi aprire la conferenza eh, con una conferenza stampa a Bruxelles eh, in qualche maniera... Soprattutto in questo periodo, che è un periodo di campagna elettorale, vuol dire anche suggerire alcune eh, iniziative ed alcune azioni nelle agende politiche di coloro che vanno a presentarsi all'elettorato per ovviamente eh, sottolineare il fine ultimo, che non è mai eh, quello della, diciamo così, della professione fine a se stessa o magari eh, di un problema fine a se stesso, ma come fine ultimo, in ogni sottotesto, va letto. Sempre il problema della salvaguardia del territorio, delle vite umane, ed ovviamente quindi è un servizio che si cerca di rendere nel migliore dei modi al Paese e ai cittadini. Quindi le immagini che stavamo osservando poco fa erano proprio riferite all'11 aprile scorso, dove c'è stata la conferenza stampa di presentazione del Congresso nazionale dei geologi a Bruxelles presso il Parlamento europeo, ospiti dell'eurodeputato Aldo Patriciello che ci ha concesso. La possibilità anche di interloquire con la Federazione Europea dei Geologi a Bruxelles, sarà un bel evento dove si sono approfonditi, così si sono presentati i punti cardine di cui andremo a parlare tra poco. Ma prima di inoltrarci proprio in questi argomenti, che sono anche di competenza del sindaco di eh, Civita Campo Marano per diretto interesse per il comune. Il Comune Civita Campomarano, lei è anche disaster manager, ci illustri un po' quello che, che è accaduto negli ultimi tempi? Non ci vediamo da un po' di tempo. Sì, eh, purtroppo la mia comunità, per l'appunto nel 2017, è stata interessata da questo importante movimento franoso nel mezzo del centro abitato e a seguito del quale. Abbiamo dovuto anche allontanare diversi nuclei familiari dalle loro abitazioni, quindi oggi a sette anni di distanza eh, siamo in una fase eh, a seguito di un finanziamento inserito in quello che è il Rendis, il repertorio nazionale per gli interventi di stessi idrogeologico, in un livello di progettazione definitiva il cui soggetto attuatore è la regione. Da un punto di vista diciamo, tecnico e procedurale, abbiamo in procinto verosimilmente di fare una conferenza di servizi entro il mese di maggio, sperando che in questa prossima estate eh, riusciremo ad addivenire ad avere un livello di progettazione esecutiva per poi portare questo stesso progetto alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori io chiederei alle regie di mandare un po' di immagini di Civitacampo Marano un comune meraviglioso veramente straordinario un castello bellissimo che si estende una, una visuale veramente importante ecco qua queste sono immagini da drone poi organizzate degli eventi bellissimi durante L'estate, vedete che paese, ameno, quasi al centro del Molise, proiettato un po' sì. verso, più verso il mare: sì. però è un qualcosa di veramente unico, da salvaguardare sicuramente. Vedete che immagini veramente meravigliose. Un comune che, va, che vive anche della problematica consueta ormai consolidata dello spopolamento, lo sappiamo, quello. Però anche del dissesto idrogeologico, perché diciamo, il, il primo eh, problema che ha dovuto affrontare è proprio quello della frana, quindi un dissesto enorme in un'area già dissestata. E torniamo proprio a, a, parlare, ritorniamo a parlare proprio del Congresso nazionale che affronterà i sei temi specifici. Entriamo proprio nel, nel vivo di questa trasmissione. Il primo punto è energie e materie prime critiche. Che cosa vuol dire? Intanto devo eh, aprire una parentesi: il comune civita Campomarano è, la, è il simbolo del Molise che frana. Diciamo che solitamente quando si parla di Molise che frana, le grosse emittenti, siamo stati insieme al sindaco Emanuele, siamo stati in Rai, in Rai 1, abbiamo fatto TG2, abbiamo fatto diverse trasmissioni. E insieme alla frana di Petacciato, è il simbolo di una regione che soffre di, uno, di un problema grandissimo. Diciamo quasi al limite della, della risolvibilità e sono diciamo così, abbastanza eh, felice questa sera di poter affrontare un argomento quale quello del congresso nazionale geologico alla la presenza di un sindaco. Quindi è un simbolo diciamo, questa presenza molto importante, si entra veramente nel vivo del congresso perché al centro della nostra azione congressuale c'è proprio il rapporto con la pubblica amministrazione. Quindi nel nostro piccolo questa sera stiamo facendo quello che... Eh, a Palermo cercheremo di fare in una maniera un po' più estesa. Quindi con perché guardando, guardando quindi, anche i punti sono tutti sinergici alle attività certa, dei, centri, dei piccoli sì. centri. Quindi... Ma è, è stato studiato per, proprio per questo motivo, perché si parla di problemi. Sebbene si tratti di problemi planetari, sono problemi che sono alla, sulle agende politiche e sulla scrivania di tutti i giorni, dei sindaci, anche dei piccoli comuni come Civitacampo Marano. Quindi diciamo, questo, questa, questo binomio eh, di, di Live Today ha colto nel segno. E quando parliamo di energia, parliamo di materie prime. Oggi c'è certo. un grosso problema, c'è eh, questa grande necessità che poi diventa una. Imposizione da parte dell'Europa, ma una giusta imposizione, di abbandonare le fonti fossili o quantomeno di eh, potenziare eh, le energie alternative, per cui si va eh, verso una direzione che eh, è quella dell innovazione, della innovazione, eh, delle nuove ricerche tecnologiche. Noi geologi continuiamo a lamentare ancora una piccola disattenzione o una sottovalutazione di quelle che sono. Le energie del sottosuolo, quindi il calore della certo. terra, la geotermia, stiamo facendo grosse battaglie per anche portare se, la geotermia. Anche se non è risolutiva, per, rispetto è alla nessun, necessità energetica. Non c'è nessuna del, del paese. fonte alternativa che può sostituire tu cur, eh, il, diciamo, eh, le, le, le fonti fossili. Per cui si, nucleare, parla si parla sempre di, di, diciamo di un insieme di. Eh, di fonti alternative che eh, diciamo, in qualche maniera la, lavorano in vanno maniera a mitigare, diciamo, vanno a diciamo, mitigare è, un po' esatto. quello che è l'impatto. Quindi anche il problema delle materie prime, è chiaro quando si parla di, eh, di elettrico, quindi auto elettriche e così via, si eh, a volte trascura o magari eh, volutamente o eh, meno volutamente il problema che anche le batterie, gli accumulatori hanno. La necessità di eh, materie prime che in qualche maniera nella filiera della loro produzione e smaltimento impiegano comunque energie, molto spesso impiegano fonti fossili. Quindi quando si parla anche di produzione di batterie, magari a monte c'è una produzione che passa per le fonti fossili. Quindi diciamo, il problema è molto complesso, non esiste una panacea che possa in qualche maniera risolvere con un, con un interruttore il problema. Però è chiaro che cominciamo a, parlar, a parlarne: si parla di idrogeno, si parla poco, come dicevo, di geotermia e eh, ricordo ai telespettatori che quando parliamo di geotermia, per dirla in termini molto semplici, eh, noi eh, vorremmo che fosse potenziata non l'alta entalpia, cioè l'impiego di acqua molto calda che fa muovere dal vapore, fa muovere le turbine, quindi impiego di energia elettrica, ma parliamo di basse temperature, bassa entalpia che può bastare per riscaldare o raffrescare le nostre case, i nostri edifici durante le stagioni estive e invernali. Quindi è chiaro che questo, questo discorso andrebbe in qualche maniera ad abbattere anche i costi dell'energia fossile, però non risolverebbe magari altri problemi energetici che potrebbero trovare magari soluzione anche parziale con altre fonti, con il solare termico, magari con il fotovoltaico o con l'eolico. Insomma, voglio dire, si cerca di mettere insieme tutto quello di cui si dispone ed ovviamente ci si affida anche alla ricerca e perché no anche all'intelligenza artificiale che nel prossimo futuro probabilmente ci darà un aiuto significativo anche per, per implementare nuove fonti di energia. Certamente, Il problema è che si, ecco, si riverbera anche sulle piccole unità locali, Il problema energetico soprattutto in questo momento, è un problema che interessa anche i comuni. Come si risolve? Come vi state muovendo, visto anche i costi elevatissimi, paleoliche, fotovoltaico? Diciamo, nelle nostre piccole comunità eh, negli ultimi anni abbiamo avuto la possibilità di attingere a diversi assi di finanziamento che hanno consentito di alleggerire un po' eh, sia i costi e chiaramente anche i consumi della pubblica amministrazione. Correlata ad esempio in particolar modo agli impianti di pubblica illuminazione. Certo. Eh, LED esatto. sull'ED per il risparmio. Quindi le sostituzioni certo. dei vecchi corpi illuminanti certo, con certo. lampade LED. Poi lì c'è anche il tema legato alla qualità del LED che si mette, alla certamente, luce, perché certamente. molto spesso come dire per riuscire a conservare eh, la buona illuminazione in un centro storico mettere delle luci molto fredde non si sposa bene certo, quindi andare certo. su, quei, su quei led diciamo a luce calda sì. eh, negli edifici nuovi come ad esempio abbiamo avuto modo di realizzare il nostro Centro operativo comunale appunto, di protezione civile per la gestione delle emergenze, siamo riusciti a mettere in piedi un edificio in pratica NZEB, quindi a consumo zero. Quindi ci sono degli, dei pannelli fotovoltaici che, attraverso i quali si riesce completamente a recuperare tutto quanto occorre all'edificio per poter funzionare. Quindi sicuramente anche noi eh, abbiamo in base anche alla, alla massa critica che può esprimere un comune certo, certo. eh, l'onere e il dovere insomma, di dare un, un contributo fattivo per eh, queste buone pratiche. Tra Oggi c'è anche il tema legato alla costituzione delle CER, delle comunità certamente, energetiche, certo. dove diciamo, gruppi di cittadini e gruppi possono anche diciamo, per, di piccoli certo. imprenditori, artigiani a livello locale possono diciamo, unirsi, mettersi insieme per costituire certamente questa innovativa forma. Però bisogna lavorare molto sull'aspetto culturale per certamente. rimpulcare... Eh, Quello non è facile. Quello dei cittadini non è facile, esatto. Perché... Come primo approccio, non è facile. Poi, quando c'è la convenienza, tutto si muove perché in è esatto. una questione sempre economica. Eh, su questo argomento ci sono anche le materie prime critiche, che è un discorso abbastanza complesso da affrontare. Lei ha accennato alle batterie, le batterie certo. hanno bisogno di, eh, di materie prime critiche che spesso non sono in Italia, non sono in Europa, o se ci sono, sono in minima quantità. E quindi bisogna importarle e importarle da dove? Da paesi dove magari utilizzano anche manodopera minorile. Sappiamo i casi dell'Africa, cosa succede per, per tanti materiali. Ma un argomento che io cercherei di non trattare, questo perché è abbastanza complesso. Io passerei alla riqualificazione ambientale, commissione paesaggio, geositi, geoturismo, parchi ed aree protette. Un punto che. Eh, è difficile anche da quantificare, ma sono tutti argomenti che riguardano un po' tutti gli aspetti. La riqualificazione ambientale: sappiamo che nel momento in cui c'è una cava, bisogna riqualificarla in qualche modo. Sappiamo la commissione paesaggio che è importante averla perché così non si deturpa il territorio. Per quanto riguarda i geositi, il geoturismo, sappiamo che addirittura c'è la geologia che stimola. Anche il, il turismo, lo abbiamo visto nel corso di anni. I parchi ed aree protette. Su questo argomento così complesso, che cosa possiamo dire? Come si affronterà il Congresso? Ma eh, quel discorso nasce da lontano perché eh, il territorio eh, è stato deturpato in, in tanti modi. E, diciamo, pensiamo alla vicina Terra dei Fuochi, pensiamo alle tante discariche abusive, pensiamo. A tanti interventi che sono stati fatti senza, in passato senza una legislazione molto stringente. Oggi, per la verità, diciamo che eh, la, la, la normativa ci viene incontro, per cui molte di quelle azioni sono, sono limitate. però è chiaro, paghiamo lo scotto di, anche di un'urbanizzazione selvaggia, in, in alcuni casi, anche, eh, anche alcuni diciamo, manufatti sono, sono considerati oggetto di diciamo così, scomodo per il paesaggio. Pensiamo ad un paesaggio che invece di, diventare, invece di essere un problema da risolvere deve essere una risorsa da, da sfruttare, una risorsa che va verso appunto, il turismo, le bellezze naturali, i geositi, cioè tante di quelle diciamo così, emergenze geologiche che all'occhio del, eh, diciamo, della persona non esperta può essere insignificante ma da, dietro una... Diciamo un percorso formativo e informativo può diventare veramente una grande opportunità anche di sviluppo. Ecco, noi viviamo in una regione che ha tante bellezze naturali e sarebbe, eh, diciamo così, una una grande opportunità quella di poter eh, far diventare queste bellezze naturali anche un'attrattiva turistica quindi potenziare il turismo e eh, mettere in moto una filiera che ovviamente va verso processi virtuosi è chiaro che le sì. cose vanno insieme perché per promuovere il paesaggio per far diventare delle aree delle aree protette eh, oltre a un valore intrinseco un valore diciamo, eh, indiscusso di tipo naturalistico e di tipo percettivo c'è dietro tutta un'operazione che va fatta a monte e che deve in qualche maniera recuperare quello che invece abbiamo, che abbiamo distrutto. Eh, C'è l'opera del generale Vadalà <coughs> della struttura commissariale della bonifica dei siti inquinati che, che eh, un generale Vadalà è, è stato nominato commissario straordinario, non mai sono... Diversi anni che stanno facendo con il CUFA una grande, con la struttura commissariale, una grande opera di bonifica dei siti inquinati. Oggi noi in Molise, in Abruzzo, vediamo delle realtà che magari sono anche un po' distanti da quelle che sono ehm, le realtà delle grosse metropoli. Siamo stati a Milano eh, anche con, con la nostra emittente di Geologi TV, abbiamo visto come è stato riqualificato il territorio da un sito completamente abbandonato e eh, che comportava oltre a grossi problemi ambientali anche grossi problemi sociali, è diventata un'oasi un eh, bellissima di un valore un paesaggistico eccezionale, anche culturalmente si è elevato quel quartiere ed oggi è diventato un polo di attrazione non indifferente, chi va a Milano non può fare a meno che andare a vedere come è stato recuperato. Ha recuperato una parte della città in una zona che era una zona abbandonata. Diciamo. Quindi, questo certo. è il cuore di, 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 diciamo, del problema. E giustamente, un po' come tutti i sei punti che stiamo eh, trattando, è un tema molto complesso, molto lungo così dire, da sviscerare. Per cui. Cerchiamo di dire l'essenziale, cerchiamo di fare un po' il riassunto per dare la percezione di quella che, diciamo, quelli spesso, che sono gli argomenti. Non spesso crea. non ci rendiamo conto nel parallelo con realtà anche eh, più fiorenti rispetto all'Abruzzo e Molise, parliamo della Toscana, del Veneto, del Trentino, che affrontano dei problemi assolutamente incredibili come i PFAS che hanno, stanno inquinando le falde acquifere, che sono assolutamente micidiali e non si riescono a debellare. Noi riusciamo a bere acqua pura ancora nei nostri territori e questo è, una, è qualcosa di veramente eh, validissimo rispetto ecco, a, queste, a queste regioni che si scontrano con queste realtà eh, incredibili. Per quanto riguarda l'ambiente, anche lo sappiamo, è un ambiente quasi incontaminato, perché il quasi ci deve essere, perché poi ci sono tante altre storture anche nella nostra regione, magari nel corso degli anni non si è badato tanto ecco, ad aggiustare il territorio, a preservarlo in una maniera valida. Lei è anche disaster manager, ma nel suo, nel suo comune, nella sua esperienza, nella riqualificazione del urbana e non solo, anche l'ambiente circostante al suo comune. Eh, sì, Civita è conosciuta purtroppo ecco, per le tematiche legate al distesso idrogeologico, ma queste caratteristiche diciamo, del territorio hanno un po' rappresentato anche un elemento distintivo e che affascina anche coloro che vengono per la prima volta o anche gli stranieri che stanno comprando casa a Civita. Quindi, certo, certo. Il sorgere su questo sperone di arenaria che ha purtroppo anche i lati negativi perché chiaramente con gli agenti atmosferici, con il passare del tempo, ci sono dei fenomeni eh sì. che chiaramente comportano delle problematiche da gestire, rappresenta diciamo, un unicum, così come anche eh, l'aspetto in alcune aree legate ai siti SIC ZPS che abbiamo, dei calanchi, I calanchi di Cibi sì. da Campomarano. Quindi eh, nel passato si è anche cercato di fare delle attività per valorizzare da un punto di vista turistico queste particolarità legate ai calanchi, eh, diciamo non con grandissimi risultati perché chiaramente da un punto di vista io dico sempre, del turismo ci sono delle iniziative che andrebbero eh, gestite sicuramente con una regia sovracomunale per avere diciamo, un miglior impatto anche a livello sì. di di comunicazione. Eh, io credo che purtroppo nelle aree interne legate all'ambiente un grande tema sia quello purtroppo che lo spopolamento Porta inevitabilmente a un aumento del degrado del territorio, Certamente. legato all'abbandono dei terreni. Non ci sono più i contadini. Esattamente, quindi molto spesso quelle piccole opere idrauliche che i nostri contadini facevano erano preziose per salvaguardare l'ambiente e il territorio. L'argine. Esattamente, quindi e che... questa mancanza purtroppo accelere in determinate aree dei fenomeni o addirittura rischia di far innescare nuovi eventi certo. che magari nel passato grazie a questa quotidiana opera di manutenzione che i nostri contadini facevano fortunatamente non si mettevano in atto. Eh, questo è un, è un problema generalizzato un po' dappertutto, non solo nel Molise ma anche nell'Italia centro-meridionale diciamo, fino, fino a giù tranne dove ci sono le grosse coltivazioni dove ecco, anche la legge europea consente di destinare, perché ci sono delle leggi ultimamente emanate, anche che non fanno tanto bene agli agricoltori, le contestazioni che ci sono state, però quantomeno ci sono tanti agricoltori che ancora sui grandi appezzamenti mantengono il territorio in una maniera valida. Intanto io passerei al terzo punto, dottor Angelone, la pianificazione territoriale e difesa del suolo. Grandi rischi e protezione civile, quindi a pieno titolo rientriamo nel, nel contesto uh, geologico e non solo. Non solo, perché chiaramente qui si, si apre un vaso di Pandora, tutta la pianificazione del territorio che, eh, di cui già abbiamo fatto cenno, eh, dei grossi, eh, delle grosse criticità che il nostro territorio italiano... Uh, ci, ci, ci mette davanti agli occhi tutti i giorni, per cui una corretta pianificazione che è mancata nei, nei decenni scorsi vuol dire uh, mettere insieme tutte le informazioni che, di cui disponiamo, di tutti i rischi a cui il nostro territorio è giornalmente esposto, parliamo di rischio sismico, parliamo di rischio vulcanico, di dissesto idrogeologico, parliamo di, eh, di rischio amianto, parliamo di rischio eh, radon, parliamo di, 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 eh, di, anche, anche di, 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 di rischio idrogeologico inteso come alluvioni, rischio anche climatico, per cui eh, si, sta, si sta andando verso una direzione che ci impone di pianificare le nostre azioni in maniera sinergica. Oggi abbiamo anche tutta una serie di, di, di cartografie che ci, che ci danno una panoramica, molto spesso le carte non parlano tra di loro, quindi c'è la necessità di aggiornare i piani regolatori, c'è la necessità di aggiornare i piani di protezione civile, sia dal punto di vista dell'operatività del piano stesso, cosa fare in caso di calamità, chi deve fare cosa, ma soprattutto quali sono gli atteggiamenti che devono osservare i cittadini in caso di una particolare condizione avversa. E quindi questo presuppone una grande informazione, presuppone una grande conoscenza anche del problema da parte di chi è al, diciamo così, al governo del territorio, sia negli enti locali che nelle strutture nazionali. Quindi diciamo, è un problema che va affrontato in maniera multidisciplinare, in maniera assolutamente trasversale. Non è, non è pensabile che. Il geologo possa arrogarsi il diritto di eh, poter affrontare un problema così vasto né nessun'altra categoria professionale, ma necessita necessariamente di un dialogo a, eh, con tutti i soggetti che sul territorio operano sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista politico. Quindi, da qui ne deriva ovviamente la necessità di una maggiore interlocuzione, una maggiore presenza anche nelle, nelle istituzioni, una maggiore. Un maggiore confronto, nuovi tavoli di lavoro. Quindi c'è una maggiore consapevolezza in questo momento storico rispetto al passato. Assolutamente. Di quella che sì. è la realtà locale, anche perché poi sono strumenti tecnologici avanzatissimi, l'interferometria satellitare. Abbiamo l'ISPRA che si adopera per cartografie molto, molto specifiche sui luoghi, anche di raffronto nel passato rispetto alle condizioni di oggi. Io aggiungerei anche che ci vuole biologiche. in alcuni casi anche. Il coraggio di qualcuno di fare delle scelte impopolari, laddove c'è un rischio elevatissimo, eh, irrisolvibile oppure risolvibile con un costo molto alto, alto si, può, si può e si deve magari fare una scelta meno eh, condivisa dalla, dalla popolazione e quindi fare anche delle delocalizzazioni o decostruzioni. Proprio eh, qualche giorno fa a Roma, in occasione un, del congresso, de, di un convegno importante tra geologi e ingegneri, Salvini ha affermato non condoni in zone a rischio idrogeologico. Quindi non si condona, bisogna buttare giù le case se si costruisce in zone alluvionali o si continua, perché ecco, i comuni spesso e nel 2023 si è costruito in, su 400 ettari a rischio alluvionale in Italia, è, 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 è qualcosa che non funziona, ecco bisogna metterci mano, quindi le interlocuzioni tra le unità locali e le istituzioni, maggiori controlli, non solo per motivi politici, perché spesso per motivi politici si lascia, ecco vabbè non ti preoccupare, costruisci lì, cioè c'è un lassismo sotto questo profilo che bisogna comunque eh, diciamo, estirpare in qualche modo. Sì, anche in virtù del fatto che... In termini di pianificazione e di gestione del territorio, come diceva poco fa il dottor Angelone, se già vogliamo fare una considerazione, molto spesso i comuni o hanno dei piani regolatori o hanno dei piani di fabbricazione anche datati, che chiaramente non corrispondono più alla fotografia attuale, attuale del territorio, pezzi, ai mutamenti, perché poi. Molti di noi eh, a volte ci si sveglia la mattina e si dice: Ah, lì ha fatto l'alluvione, dice una frana, ma il territorio è dinamico, i corsi certo d'acqua sono dinamici, quindi di conseguenza eh, noi dobbiamo fare i conti con una società dei rischi e probabilmente ne avremo sempre di più anche in virtù del cambiamento, cambiamento climatico, climatico certo soprattutto me. in alcune aree. Certo, certo. Chiaramente, se però si va a considerare quello che è anche una buona pianificazione di protezione civile. La pianificazione di protezione civile, come prevede anche il codice, molto spesso sovrintende agli strumenti urbanistici di sviluppo. Certo. Quindi se in un'area dove ci sono stati dei fenomeni che precedentemente non erano censiti si verificano degli eventi, magari può passare tranquillamente dall'essere un'area edificabile a un'area non edificabile certo. o un'area a forte criticità dove chiaramente gli amministratori locali Devono prestare ben attenzione nel tenere conto di una programmazione purtroppo magari di 30-40 di anni fa che chiaramente non può ritenersi più valida. Bisogna eh, comunque considerare che lei è un disaster manager, quindi eh, sa come muoversi a livello comunale. Ma quanti comuni hanno i piani di protezione civile, civile nei cassetti e non sono aggiornati? Punto interrogativo, quanti in Italia? E sono tantissimi. Sì, almeno... Sicuramente c'è diciamo, anche il sito del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che dà la fotografia dei piani presenti. Il tema è a quanto tempo fa risalgono questi piani problema, e cioè... chiaramente anche la qualità. Sono aggiornati, sono aggiornati, quindi bisogna discutere anche di questo e sono argomenti abbastanza spinosi perché poi cambiano le amministrazioni, cambiano i sindaci, quindi bisogna ritornare fino a quando uno poi riesce a comprendere il funzionamento di un'amministrazione, quello che succede un po' in tutti gli enti pubblici, una volta che manca un personaggio che magari si è occupato per anni di un problema, sostituirlo non è assolutamente facile, nei piccoli comuni è ancora peggio. È peggio perché molto spesso mancano le risorse umane e oggigiorno abbiamo anche avuto la testimonianza nel piccolo nel nostro Molise in cui ci sono state delle tornate elettorali dove in alcuni comuni non ci sono stati nemmeno candidati. Non si sono fatte le liste, è arrivato il commissario. Quindi, questo certo. denota che oggi nei piccoli centri proprio portare il peso di fare l'amministratore pubblico, eh, diciamo, molti non lo vogliono fare. Quindi, si può passare da quelle acerrime lotte che ci sono in alcuni anche piccoli comuni a dei comuni dove magari c'è una disaffezione, ma chiaramente in quel caso non è una disaffezione. Eh, elettorale come può capitare in un grande consesso no? dove certo, le persone certo. sono amareggiate, ma magari c'è proprio una mh, lontananza da parte di chi si vuole mettere a disposizione della comunità, perché poi oggi fare l'amministratore pubblico Questo. richiede anche un gran carico di responsabilità. Certamente. Soprattutto un carico di responsabilità. Io per ragioni di tempo, perché anche questo argomento bisognerebbe approfondirlo in una maniera molto più valida, ma passerei al quarto punto, alle risorse idriche e la riqualificazione ambientale. Abbiamo accennato qualcosa su questo. La risorsa idrica, eh, l'Italia ha una distribuzione non eh, equalitaria sulla risorsa idrica, cioè se partiamo dalla Sicilia, quello che sta accadendo in questo momento, che addirittura c'è una task force governativa per cercare di arginare il fenomeno della siccità, per poi passare passiamo immediatamente al, al Molise, il Molise che è stracolmo di acqua là sotto sua abbiamo, possiamo fornirla perché il Molise veramente ha una unica risorsa veramente valida, che è quella della risorsa idrica. Dottor Angelona. Io stavo riflettendo sul fatto che anche guardando un po' indietro come Qual è stato l'atteggiamento di noi diciamo, no, italiani, forse no, di noi umani nei confronti del, eh, delle risorse nei confronti anche delle, dei problemi, fin quando un problema non ci, pio non ci piove addosso in maniera eh, perentoria e quindi fin quando non lo vediamo con i nostri occhi lo continuiamo a, a pensare che sia distante. Oggi eh, per molti italiani, eh, per molti europei anche, il problema dell'acqua è un problema che si ascolta in televisione quando si vedono delle immagini, magari del Sud Sudan dove i bambini muoiono per mancanza di acqua, perché i bambini magari possono lavarsi eh, e possono soffrire di, di servizi igienici una volta al mese, perché i bambini muoiono di, eh, di malattie, di epidemie legate alla sì. carenza di acqua, muoiono perché non hanno acqua da bere. Bene, vediamo questi problemi distanti dopo che abbiamo spento il televisore magari ci dimentichiamo di questo e ci dimentichiamo anche che eh, non dico che arriveremo a una condizione di questo tipo ma pian piano eh, la carenza di acqua e quando parliamo di carenza di acqua parliamo di entrambi i, mh, gli aspetti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo sì, perché si può avere anche tanta acqua di pessima qualità e quindi inutilizzabile dal punto di vista idropotabile eh, e quindi questo discorso apre uno scenario legato all'inquinamento dei suoli, all'inquinamento delle falde, a tutto quello che, di cui abbiamo fatto veramente un cenno molto veloce. Ed allora ehm, parlare oggi del problema acqua con consapevolezza e con determinazione e veramente con grande competenza anche, anche ehm, deve voler dire anche cercare di arrivare al cuore di tutti i cittadini e far capire loro, e non solo i siciliani che oggi già cominciano a vivere una razionalizzazione idrica eh, che importante. ovviamente non è, non è buon presagio per i mesi ancora più siccitosi, ma chi oggi apre il rubinetto e vede scorrere l'acqua per 24 ore al giorno, per 365 giorni all'anno, è, a... è un problema distante. È un problema distante, esatto. però voglio far riflettere i nostri amici i telespettatori sul fatto che ormai già sono, già qualche decennio, che molti di noi, me compreso, non beve più l'acqua del rubinetto. Per bere l'acqua deve andare a comprare l'acqua al supermercato, certo. perché non si fida del fatto che l'acqua del rubinetto possa essere potabile, perché magari già vive in sé, forse in maniera diciamo inconsapevole, in maniera inconsciente un certo timore del fatto che quell'acqua possa avere avuto dei processi di inquinamento a monte. E da allora rifletto su 40 anni fa, ma forse era, era vero questo, non era vero, ma non era vero nemmeno perché non era così disponibile l'acqua nei supermercati, forse non c'era un benessere così, così spinto. Però intanto oggi, oggi si comincia a parlare con grande serietà e non più come. In maniera superficiale del problema idrico, perché il problema idrico anche alle nostre latitudini comincia a diventare un problema molto serio. Se a questo poi ci aggiungiamo il fatto che, uscendo fuori dai territori comunali, regionali e nazionali, il problema dell'acqua comincia a suscitare e solleticare anche degli appetiti di tipo geopolitico o politico, è chiaro che. Eh, sì, lo scenario comincia a diventare molto più preoccupante perché chiaramente le guerre del futuro saranno per, per, per l'acqua, non saranno più per petrolio. E già ora qualche avvisaglia si comincia a vedere. Sì, poi se ci spostiamo in Alta Italia, vediamo ecco l'avevo accennato il, le falde inquinate, anche le concerie a Firenze, sulla zona del Pistoiese, soprattutto quindi in Toscana. Falde Questo entra anche un po' fassi, nel discorso della pianificazione, pianificazione perché questi tavoli sono certo. un po' interconnessi gli uni certo. con gli altri, per certo. cui non ci certo. sono argomenti a tenuta stagna. Come la pianificazione Come. del territorio, la riqualificazione, certo, certo che ha una ricaduta diretta anche sulle falde idriche e parliamo soltanto dell'aspetto idropotabile, poi c'è l'acqua che invece crea problemi, che è, diciamo, quella delle precipitazioni estreme dopo lunghi periodi di ciclo e si ritorna al discorso del dissesto. Quindi cambiamenti climatici che, che incidono. Naturalmente qualcuno dice che non è vero, ma lo vediamo quotidianamente, che qualcosa sta cambiando. Probabilmente anche nel corso dei, dei secoli passati, delle ere passate, ci sia stata una fase ciclica come questa, magari è che non lo sappiamo, perché, però eh, la stiamo vivendo. Le precipitazioni improvvise, con le cosiddette, anche impropriamente definite, bombe d'acqua che magari precipitano al suolo nel giro di 24 ore rispetto a... A quello che normalmente sono uh, le caratteristiche piovose di un intero anno, quindi sono situazioni che mettono a dura prova anche le unità locali, non solo. Soprattutto per quanto riguarda i piccoli paesi che hanno dei problemi, anche soprattutto i nostri a livello idrico, sono le condotte, le condotte fatiscenti che disperdono fino anche il 70% della risorsa idrica. Viene così dissipata nelle condotte non rifatte e questo è un problema che attanaglia anche la nostra regione. Al suo paese, invece, a Civitacampo Marano come siamo messi? Fino ad ora, eh, legato a questa stagione, non abbiamo avuto situazioni di criticità. Eh, noi siamo anche un paese che non ha delle proprie sorgenti, quindi siamo a totale approvvigionamento da parte della rete dell'ente gestore, diciamo Molise Acqua. Adesso ci ritroviamo anche in questa nuova fase di avvio del nuovo ente di governo che è l'Egam, legam sì. eh, quindi è stata poi creata la società in house, la Grim a totale partecipazione pubblica di tutti gli enti della, di tutti i comuni della regione Molise eh, però purtroppo molto spesso nella gran parte dei centri le reti idriche sono fatiscenti quindi ci troviamo a scontare sia le reti urbane che sono fatiscenti, ma anche poi tutti i tratti di adduzione certo. che dagli acquedotti principali vanno verso le, i singoli territori e, e le, i singoli comuni. Quindi molto spesso poi questo tema fa disperdere sia una risorsa importante, di cui chiaramente avremo sempre più eh, purtroppo carenza secondo quelle che sono le proiezioni, però poi paradossalmente quelle perdite idriche innescano l'avvio di determinati fenomeni e in certo. territori che sono già fragili, perché poi parliamo di perdite idriche Come ingenti, no? di, di diverse migliaia di metri cubi d'acqua. Anche dei, co dei costi da sostenere che sono importanti, anche perché sappiamo che i nostri paesi sono disposti in collina, quindi dalla pianura bisogna pompare. L'acqua e ci vuole energia elettrica per farlo, quindi un doppio costo: quello dell'energia elettrica e quello della dissipazione idrica che c'è nei paesi. Quindi è qualcosa di veramente abnorme che accade tuttora nei in tantissimi comuni della nostra regione. Il quinto punto in discussione ai tavoli del Congresso nazionale dei geologi di Palermo dal 23 al 25 maggio è il pianeta eh, università-formazione. Formazione professionale, la commissione APC, la commissione Pari Opportunità. Quanto è importante l'informazione, la, for la formazione professionale, il contatto tra le professioni e le università? Questa sinergia che è indispensabile per formare nuovi professionisti, c'è cioè penuria di professionisti, c'è cioè penuria soprattutto di geologi in Italia, sono pochi iscritti. Ma il discorso formazione riguarda un po' tutto, tutte le professioni, cioè la necessità di stare a passo con i tempi, di aggiornarsi, la necessità di essere sempre più vicini a quello che il mondo del lavoro chiede e quello che l'economia chiede. Oggi eh, questo discorso di eh, seguire un po' il mercato, tra virgolette, e quando parlo del mercato faccio l'esempio eh, del geologo che prima magari aveva una formazione molto... Eh, come dire, mineraria perché era più proiettato verso la ricerca delle fonti fossili, oggi è necessario avere una figura professionale che abbia anche altre competenze. Quindi si parlava prima di energia, si parlava di gestione del territorio, si parlava di situazioni che sono eh, nuove per quello che invece è un ordinamento universitario un po' ingessato e che guarda problemi. Non passati, ma problemi che sono forse eh, incompleti, quindi in qualche maniera c'è la necessità di adeguare anche i corsi di laurea per formare, questo non riguarda solo il mondo della geologia, ma riguarda un po' tutte le professioni tecniche, ma forse anche... Si va anche oltre le professioni tecniche. C'è uno scollamento tra in... la realtà lavorativa e il mondo universitario? Non è proprio uno scollamento, in... ma c'è la necessità di un adeguamento, per cui non c'è scollamento. Oggi il mercato richiede nuove tecnologie. Faccio, per esempio, eh, ecco, gli ingegneri hanno istituito corsi di là, nuove, nuove competenze, quelle dell'ingegneria biomedica, per esempio, che è una certo, delle professioni che mi viene in mente, la più recente istituita, che eh, nasce dall'esigenza di... Uh, un mondo tecnologico che deve essere al passo della ricerca scientifica in campo medico per produrre nuove macchine che mettono in pratica nuove conoscenze sempre per diciamo, aiutare il cittadino nella diagnosi e nella cura di malattie. Noi ovviamente geologi la diagnosi e la cura delle malattie la riserviamo alla Terra, al pianeta Terra, però l'Università ci deve dare una mano per formare e per costruire tecnici che hanno competenze più complete e anche diverse rispetto al passato. Ovviamente le pari opportunità, quando parliamo di pari opportunità parliamo ovviamente dell'annoso problema della parità di genere, però parliamo anche delle opportunità dei giovani che hanno la necessità di entrare nel mondo del lavoro, di magari chi è meno fortunato, che ha magari delle difficoltà di altro tipo, per cui le certo. pari opportunità abbracciano un po' vari campi e mettere tutti sia per questioni di genere che per questioni diciamo, di altro tipo, nelle migliori condizioni di poter accedere al mondo di lavoro, del lavoro e dare il proprio contributo eh, sempre per un, un futuro migliore per i nostri figli. Io, siccome siamo quasi eh, giunti al termine di questa trasmissione, eh, resta il sesto punto, edilizia e infrastrutture sostenibili, geologica, progettazione geologica e ambientale. L'edilizia e infrastrutture sostenibili nei comuni. Si sta facendo qualcosa anche nei comuni Morisani per eh, l'edilizia sostenibile? Eh, questa è una bellissima domanda. Credo che mh, chiaramente mh, lo, lo spirito che hanno gli amministratori è anche quello di indirizzarsi verso queste nuove forme, ad esempio nel nostro, nella nostra comunità attraverso il bando borghi del PNRR, legato all'aspetto del turismo, noi andremo. A Creare dei moduli di glamping uh, ad alte performance in termini energetici attraverso dei criteri costruttivi utilizzando materiale interamente proveniente dalla filiera, uh, diciamo, dell'agricoltura dell e quindi, diciamo, dei moduli in biedilizia. Uh, chiaramente questi possono essere, come dire ad oggi, dei piccoli prototipi che, però, nel corso degli anni probabilmente potrebbero rafforzare nuovi modelli di, di sviluppo e nuovi modelli costruttivi anche nei nostri paesi. Bene, e io farei concludere proprio con il sesto punto al dottor Angelone, al segretario nazionale dei geologi, quindi l'edilizia, le infrastrutture sostenibili e anche la progettazione geologica e ambientale sono temi di fortissima attualità che necessitano di approfondimenti ulteriori, quelli che saranno gli approfondimenti certo. dei, dei tavoli tecnici a Palermo il prossimo mese, ma così, per accennare quello che è l'argomento. Si parla viene. di grandi opere, si parla anche di piccole opere, purché siano eh, precedute da una progettazione geologica, cioè da una conoscenza approfondita del territorio, perché molto spesso abbiamo visto anche in passato ed anche purtroppo nel presente che ci sono alcune opere che sono anche... Sì, sono fatte dal punto di vista ingegneristico in maniera eccellente, sono delle opere giuste nel posto sbagliato, opere eh, eccellenti ma poste... Nella, nel, nel sito sbagliato e chiaramente questo provoca un problema. Quando parliamo di sostenibilità, la sostenibilità è sia per il cittadino ma è soprattutto per il territorio, per l'ambiente e quindi un'edilizia, un un'opera infrastrutturale sostenibile deve essere un'opera che non dà una grande pressione sull'ambiente, ma nei costi, nel rapporto costi-benefici, attenzione, costi e benefici non intesi dal punto di vista economico ma anche e soprattutto dal punto di vista ambientale, propende ovviamente per i benefici e mai per i costi. Questa è ovviamente l'azione più performante che ci aspettiamo dal futuro, cioè quella di una sostenibilità che sia veramente eccellente. Bene, io sono costretto a concludere, ce ne sarebbero di cose ancora da, da dire e da approfondire, ma il tempo è tiranno. Quindi salutiamo i nostri ospiti e ringraziamo i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. L'appuntamento con Light Today alla settimana prossima, sempre di martedì, alla stessa ora. Grazie e arrivederci.